Ciao a tutti, finalmente riesco a girare questo video. Video collaborazione con il canale di Kika73. Se ti fossi perso gli altri episodi, ti lascio la playlist in alto a destra. Se capiti per la prima volta nel canale, ti spiego in che cosa consiste questa video collaborazione. Io collaboro con Kika73, che è una mia amica, si chiama Erika. Ovviamente, ciao Erika. Ogni mese ti proponiamo in alternanza nel mio e nel suo canale, ma sempre insieme, due ricette utilizzando frutta e verdura di stagione. Nel mese di febbraio io ti andrò a proporre una ricetta salata, mentre nel canale di Kika73 troverai una ricetta dolce. Ovviamente in ogni video collaborazione troverai il link di rimando alla mia o alla sua, a seconda del canale dove ti trovi. Quindi in questo video sotto nell'info box troverai il link che ti rimanda nel canale di Kika73 con la ricetta dolce che lei ci proporrà nel mese di febbraio. La particolarità di questa video collaborazione è che noi abbiamo proprio scelto di utilizzare solamente la frutta e la verdura della stagionalità, quindi non troverai ovviamente che ne so, febbraio le ciliegie perché non sono di stagione. Detto questo, nel mio canale nel mese di febbraio io ti propongo come protagonista della mia video ricetta il broccolo. Il broccolo che credo che in questi ultimi anni non abbia mai utilizzato nella video collaborazione con Kika, e lui sarà il protagonista assoluto. Ovviamente questa ricetta è abbastanza versatile perché puoi utilizzare qualsiasi tipo di crucifera che tu trovi, quindi va bene anche il cavolfiore, quello bianco, quello arancione o quello viola. Comunque l'importante è che sia un cavolo. Io utilizzo lui perché ho trovato solo lui e che poi è tanto bello, sembra anche un mazzetto di fiori. Comunque, detto questo, vado a sistemare tutti gli ingredienti, così ti mostro tutto ciò che mi occorre per questa ricetta e se ti farà piacere per la ricetta che potrai proporre anche tu ai tuoi cari. Corro subito da te. Ecco qui ho sistemato tutti gli ingredienti, però la prima cosa che devo fare è quello di cucinare il broccolo, ovvero andrò ad utilizzare tutti i fiorellini o una parte di essi, ovviamente, all'interno di una padella. Quindi non li faccio sbollentare, ma li cucino proprio come se fossero un pochino arrostiti, così caccia un po' di aroma ed è un pochino più buono. Quindi adesso io ho preso una padella qui, vado ad aggiungere 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, vado un momento a sciacquare il broccolo e vado a cucinare con un pizzico di sale i fiori. A few minutes later. Mentre il broccolo si cucina, vado a mostrarvi gli ingredienti che ci occorreranno per questa ricetta. Tra gli ingredienti liquidi occorreranno 100 ml di latte, 90 ml di olio di girasole, un uovo grande e semiliquido una confezione di robbiola, un pizzico di sale, poi delle olive verdi che andrò poi a pulire perché le mie non sono denocciolate. I broccoli che andrò a sbriciolare all'interno del composto, un cucchiaino di capperi e infine 265 g di farina zero, scusate, doppio zero. E poi da qualche parte, eccolo qui, il lievito per le torte salate, le torte rustiche, che comunque è in polvere, non è granulato, è proprio quello in polvere per fare le torte salate. Allora, il fuoco con i broccoli l'ho spento perché si sono belli abbrustoliti. Mi sono sistemata qui, quindi scusate un po' le ombre, per aggiungere gli ingredienti e fare con voi questo plum cake salato. Allora, vado a rompere l'uovo. Io ne uso uno grande, così evito di usarne più di uno. Aggiungo del sale. Non ne metto tanto perché ci sono i capperi e le olive. Poi aggiungo l'olio, il latte e vado ad aggiungere anche la robbiola. Vado ad aiutare con le fruste elettriche e vado a montare un pochino il composto. A questo punto vado ad aggiungere i capperi, eccoli qui.
Vado ad affettare le olive all'interno del composto. Aggiungo la farina. Con il lievito. E vado a mescolare. Proseguo a questo punto con un cucchiaio. Nel momento in cui vedete che il composto è un pochino sodo come il mio, potete aggiungere altro po' di latte. Se volete rendere il tutto un pochino più colorato, potete aggiungere anche del pomodoro secco. Io lo lascerò così. Ora, prima di aggiungere il broccolo, vado ad aggiungere all'interno, per dare un sapore un pochino più sfizioso, del formaggio a pezzetti. Magari prediligete quello che fonde e che fila, così è anche più buono. A questo punto aggiungo un goccino di olio nello stampo a forma di pancake. Vado a spennellarlo tutto quanto, così è più facile sfornare una volta cucinato. Vado poi a aggiungere qualche pezzetto di broccolo all'interno dell'impasto. Ne lascio una manciata da mettere invece sopra. Ovviamente, se volete, potreste aggiungere anche del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, le listarelle di speck, insomma, tutto ciò che avete in frigorifero e volete aggiungere o dalla dispensa a vostro ovviamente piacimento. Per decorare vado ad aggiungere una fetta di formaggio a strisce, poi metto gli ultimi pezzetti di cavolfiore, che non è cavolfiore ma è broccolo. Per dare un po' di croccantezza vado ad aggiungere anche dei semini di girasole. Forno a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Ovviamente fa fede lo stecco al centro, passati i 30 minuti. Eccolo qui appena sfornato, e mi è piaciuto il fatto che il formaggio si sia fuso e abbia creato una sorta di chiusura così ermetica del pancake, e anche il fatto che qua i boccioli di broccolo non si siano assorbiti, cioè sono rimasti comunque belli a vista. Ora lascio raffreddare una mezz'oretta, poi lo togliamo dallo stampo, vedete che è bello cotto, poi ho fatto anche la prova a stecchino, è uscito asciutto, quindi il pancake è pronto. E come insomma si raffredda vi faccio vedere il piatto finale, perché poi comunque vado anche ad attagliare una fetta per mostrarvi il suo interno. 2 hours later. Ecco qui, sono pronta ad affettarlo e vedere com'è il suo interno. Quanto è soffice, guardate. Sembra dolce, in realtà è salato. Troppo bello, veramente bellissimo. Ma poi soffice, soffice, guardate quanto è soffice. Ecco, c'è mio marito che lo vuole assaggiare, per quello l'ho tagliato, quindi glielo vado subito a dare. Eccomi qui, amici, il pancake con il broccolo è qui davanti a noi ed è bello affettato e super soffice. Mio marito scalpita perché ne vuole una fetta che ho appunto appena tagliato. Se riproponete questa ricetta, lasciatemelo scritto giù nei commenti se vi fa piacere. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi rinvito di fare visita al canale di Kika73. Ciao Erika. Questa è la video ricetta di oggi. Ciao, al prossimo mese.